Mi sentite? Sì, siamo in diretta. Ok. Ancora non vedo nessuno connesso, per cui manderei un video. Pensate. Buongiorno. 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 Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti. Ecco, abbiamo 10 connessi. Ciao Buongiorno a Giuseppe. tutti. Ciao Giuseppe. Nella terra dei vespri e degli aranci, tra cinque è nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce ma non dove si muore, e non sia un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce ma non dove si muore, e non sia un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Buongiorno a tutti, buongiorno a quanti sono connessi e ci stanno seguendo qui sul nostro canale YouTube, IIS Giudici 7 Livatino di Ravanusa. Nell'attesa che, ecco, buongiorno, buongiorno anche al nostro dirigente scolastico, buongiorno a tutti, rinnovo il benvenuto a quanti ci stanno seguendo sul nostro canale YouTube, rinnovo il benvenuto ai colleghi che ci stanno seguendo dalle aule del nostro istituto e a tutti gli alunni che sono qui insieme a noi oggi a celebrare questa giornata dedicata al nostro beato Rosario Livatino. Brevemente il perché di questa giornata fortemente voluta dalla nostra carissima docente di religione Maria San Martino. Lei ha caldeggiato sin dall'inizio dell'anno scolastico, così come ogni anno, delle attività per la promozione della conoscenza della figura del oggi beato Rosario Livatino. E io affido allo stesso beato le parole di apertura di questa nostra giornata. Il compito dell'operatore del diritto, del magistrato, è quello di decidere. Orbene, decidere è scegliere e a volte scegliere tra numerose cose, o strade o soluzioni. E scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Perché ho deciso di affidare al beato Rosario Livatino l'apertura di questa giornata? Perché credo che, anche se il 30 aprile dell'86, quando lui ha verbiato queste parole per la conferenza su fede e diritto, in fondo ci ha donato un messaggio importante, che è quello non solo dell'uomo e dell'operatore del diritto, ma è anche quello il compito della scuola. Educarvi, ragazzi, accompagnarvi in quel percorso di crescita, di educazione alla scelta, perché sempre nella vita vi troverete a scegliere, tutti noi scegliamo quotidianamente che strada percorrere. E allora oggi, questa giornata dedicata alla conoscenza, all'educazione, alla scelta, vuole essere dedicata proprio a questo. La scuola, non soltanto nel portare avanti la conoscenza dei contenuti, adempie la sua missione, ma forse adempie ancor di più a quello che è il suo compito nell'educazione della persona, della personalità a 360 gradi. Siamo qui oggi proprio a celebrare la figura dell'uomo, del magistrato, del martire. E il titolo racchiude in toto, a 360 gradi, quello che è stato. E io voglio modificare questo passato prossimo. Voglio dire quello che è il giudice Livatino. Perché il giudice Livatino, oggi beato Livatino, è un uomo, un compagno di scuola, così come verrà tratteggiato dal nostro relatore, presidente dell'Associazione Amici del Giudice Livatino, Giuseppe Palilla. È un servo di Dio, un beato, così come ci racconterà il postulatore, don Giuseppe Livatino. È un giudice, un uomo, un beato, così come il regista, il giornalista Davide Lorenzano ha raccontato nel suo documentario dedicato a lui. Ma vorrei un attimo dare spazio alle immagini, alla musica e alle parole del video che ha preannunciato questa giornata, ci ha intrattenuto, prima di dare poi la parola al nostro dirigente scolastico per un saluto di apertura. Nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio. Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare,
aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce ma non dove si muore, e non sia un ideale, ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Grazie innanzitutto ad Alice e Maria Chiara che hanno dato voce ad una bellissima canzone che rappresenta un manifesto di quello che è la legalità. Contare, camminare, scegliere, decidere, questo è quello che noi ci auguriamo di educarvi a fare, ragazzi. E proprio per questo do la parola a colui che ci guida ogni giorno sulla strada corretta, che guida la nostra scuola su quello che è il buon funzionamento e alla sinergia positiva che ci consente ogni giorno di adempiere nel migliore dei modi il nostro ruolo. Preside. Grazie professoressa Iannicelli, un benvenuto ai nostri graditi ospiti, a Giuseppe Palilla, che è il presidente dell'associazione Amici del giudice Rosario Livatino, a Don Giuseppe Livatino, postulatore, a Davide Lorenzano, regista. Noi siamo orgogliosi di aver organizzato questo incontro oggi che dedichiamo alla memoria di Rosario Livatino. Siamo orgogliosi anche perché il nostro orgoglio è qualificato dal fatto che la nostra istituzione scolastica sia intestata ai giudici Saetta e Livatino. E ci sono delle scelte che producono effetti a lungo termine, e tra queste scelte vi rientra sicuramente la scelta fatta dal preside in carica nel 1994 di questa istituzione scolastica, il professor Giovanni Intorre, e dal sindaco pro tempore in carica, il professor Vito Coniglio, quando nel 1994 decisero di intestare questa istituzione scolastica a due fulgidi esempi di adempimento del dovere, perché è chiaro che nell'educare i ragazzi abbiamo bisogno di dare loro modelli positivi da emulare, e Saetta e Livatino sono straordinari esempi di adempimento del dovere. In modo particolare ancora oggi, e noi oggi la dedichiamo a Rosario Livatino, alla memoria di Rosario Livatino, semplicemente perché siamo orgogliosi e lieti, felici per quello che è accaduto, cioè per il riconoscimento da parte della Chiesa Cattolica che eleva agli altari della beatitudine Rosario Livatino. Rosario Livatino, un modello positivo perché secondo me dimostra quanto fede e diritto, che all'apparenza possono sembrare così lontani, così distanti, trovino invece comunanza nell'amore, nel bene, nella positività. Infatti io dico sempre ai ragazzi che
per essere operatori di giustizia non bisogna essere esperti di diritto, non bisogna conoscere obbligatoriamente tutti i codici, il codice civile, il codice penale, il codice amministrativo, perché si può essere operatori di giustizia, si può essere operatori del bene se si fonda la propria vita sull'amore. Perché se io fondo la mia vita sull'amore, io sarò, ecco, e parlo di essere, non di avere o di apparire, sarò un uomo corretto, sarò un uomo probo, sarò un buon padre di famiglia, sarò positivo, sarò rispettoso del bene, dei beni altrui, soprattutto del bene e della vita e delle libertà altrui. Per cui, se sarò uomo proprio, corretto, buon padre di famiglia, non avrò problemi di natura civilistica, pur non avendo mai letto il codice civile o il codice di procedura civile. Se fonderò la mia vita sull'amore, non avrò bisogno di leggere il codice penale o il codice di procedura penale per sapere che non devo attentare alla vita degli altri, che la vita è un grande dono e che devo rispettare il dono mio personale e quello degli altri. Ecco, fede e diritto, che sembravano così distanti, come se la giustizia degli uomini e la giustizia divina fossero distanti, separate, distaccate, in realtà sono molto vicine. E l'esempio ne è Rosario Livatino, che è stato un operatore della giustizia degli uomini, ma che ha avvicinato questo tipo di giustizia alla giustizia divina, alla giustizia fondata nell'adempimento del dovere, nell'amore, nel rispetto di chiunque, anche dei rei, anche del reo, cioè di chi purtroppo era incappato anche in situazioni brutte di natura penale. Ecco perché noi siamo orgogliosi dell'intitolazione del nostro istituto a Saette e a Livatino, siamo orgogliosi di questo momento di ricordo, memoria di Rosario Livatino. Ecco perché permettetemi di ringraziare Giuseppe Palilla, il signor Giuseppe Palilla, presidente dell'associazione Amici del Giudice Livatino, Don Giuseppe Livatino, che rivedo con gioia, postulatore, il regista Davide Lorenzano. Io vi cedo la parola. Grazie, grazie e benvenuti. Grazie Preside, anche noi come docenti e ci sarà modo di vedere nell'arco della mattinata con quanta gioia e quanto entusiasmo abbiamo partecipato a questa iniziativa. Siamo tutti orgogliosi di questa giornata, siamo orgogliosi che i nomi di due grandi uomini, anche del figlio Stefano, che io ricordo sempre con grande affetto e ammirazione, del giudice Saetta, vengano sempre ricordati non con una memoria nostalgica, ma vengano sempre additati come esempi da seguire, come lei giustamente ci ha ricordato. Noi portiamo una eredità importante, la portiamo con orgoglio e facciamo sì ogni giorno che questo possa essere un esempio da seguire. Si educa molto più con gli esempi che non con le parole, però alle parole devono sempre corrispondere le azioni e quindi è ciò che tutti i giorni ci proponiamo di fare. Dobbiamo essere, dobbiamo amare, dobbiamo cercare di amare per essere degli uomini e delle donne che seguano quell'esempio di amore che il Beato Livatino ci ha lasciato. Vorrei un attimo dare la parola ad Angelo Pitruzzella, il rappresentante degli studenti, perché anche loro hanno vissuto con gioia, così come abbiamo anche potuto vedere dal video che Pia poco fa ci ha condiviso, questa giornata. Buongiorno,
Io sono Angelo Pietruzzella, rappresentante degli studenti, e ho scritto qualche parola appunto in rappresentanza di tutti gli studenti in nome di Rosario Livatino. Diceva un grande poeta che ci ha lasciati appena 2 giorni fa: povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Chi era Rosario Livatino se non un uomo che ha dedicato la sua vita contro gli abusi del potere, contro la gente infame che non sa cos'è il pudore? Un uomo che ha fatto del senso del dovere e della lotta contro il crimine e l'ingiustizia l'essenza della sua vita. Una vita vissuta quasi nell'anonimato, lontano dai riflettori, lontano dalle logiche carrieristiche che oggi pervadono purtroppo ampiamente l'istituzione che lui perfettamente rappresentava, la magistratura. E cos'è e cosa dovrà essere per noi ragazzi Rosario Livatino? Un esempio? Un idolo? Un martire? Indubbiamente lo è e lo sarà. Ma saremmo tutti più felici se vivessimo in un mondo dove Rosario Livatino rappresentasse semplicemente la normalità, la generalità degli uomini, e magari fosse oggi qui tra noi ad aiutarci a comprendere la bellezza dell'onestà, l'unica cosa che ci rende veramente liberi e felici. Grazie. Angelo, grazie per le tue bellissime parole, emozionanti, che ci lasciano ben sperare nelle future generazioni, in generazioni spesso forse poco comprese, però che hanno tanto di buono. Noi crediamo che se il seme viene gettato su un terreno che viene amato, visto, riprendo anche le parole del preside, diano, questi semi daranno e speriamo che diano sempre buoni frutti. E ognuno di voi ha partecipato in maniera diversa. Tu, Angelo, ci hai donato queste bellissime parole, le tue compagne hanno dato la voce alla canzone dedicata ai 100 passi di Peppino Impastato. Fabiana Valente, invece, ha dato vita al beato Livatino attraverso un disegno. Pia, vogliamo vedere questo video? Giusto un attimo. Vicino, nella sede centrale della stazione, perché lui abitava in una traversa di via Trieste, una traversa di via Roma, diciamo, quindi ci si vedeva lì. Però i nostri rapporti, purtroppo, avendo facoltà diverse, si sono diradati. Ma l'amicizia è rimasta sempre con Rosario, anche perché ogni anno ci recavamo in un locale di Canicattì a pranzare o a cenare. E Rosario spesso e volentieri voleva pagare lui ed era difficile riuscire a convincerlo a fare alla romana, cioè pagare ognuno per fatte proprie. Ma questo è Rosario. Io ricordo un ricordo bellissimo di Rosario, quando per passare del ruolo ho avuto bisogno del certificato di buona condotta che si rilasciava lì ad Agrigento. Scendendo sul primo piano al Panerottolo, incontro Rosario con la toga e altri colleghi suoi, sicuramente, magari saranno stati giudici o avvocati, questo non lo so. Mi sono imbarazzato talmente che non sapevo come salutare. Dire ciao mi sembrava inopportuno. E beh, me ne sono uscito con la frase: buongiorno, signor giudice. Rosario mi ha richiamato indietro, stendendo la mano e con l'indice della mano dicendo: torna, torna indietro. E io dico: sì. Cosa c'è Rosario? Lui mi dice: ricordate che io sono sempre Rosario. Rosario, qualcuno lo ha definito un orso. No, non è vero. Rosario forse lo è stato con coloro i quali riteneva opportuno esserlo, cioè non mischiarsi. Poco fa avete citato qualcosa delle due relazioni di Rosario. Rosario usa, cioè il verbo apparire nel vocabolario di Rosario non esisteva. Io l'ho incontrato solo una volta, quando lui dice che il giudice non solo deve essere indipendente, ma lo deve anche apparire. E dismessa la toga, che sicuramente per lui non era un abito di scena, deve continuare a essere convinto del proprio ruolo, cioè del giudice. Non può andarsene a fare festini o andare nelle bettole a ubriacarsi e a fare show o altro. Quindi Rosario era convinto di quello che era il ruolo del giudice, e quando avete detto voi che
era a dedizione di sé, aggiunge anche che di sé a Dio naturalmente, aggiunge anche che è preghiera, e rendere giustizia era preghiera per lui. Quindi quando il nostro dirigente dice che bisogna svolgere il proprio dovere, beh, dobbiamo svolgere in funzione di quello che ci viene chiesto da fare, ma soprattutto per il bene nostro, perché nessuno, noi non dobbiamo far felici i nostri genitori o chi per loro, ma dobbiamo rendere felici noi stessi con il nostro comportamento, con il nostro modo di agire, di pensare e di essere. E quindi quando si parla di Rosario, della coerenza, questo è quello che noi dobbiamo curare a tutti i compagni. Rosario, guardate che era coerente con se stesso e anche con noi. Rosario, per esempio, non ha mai usato parolacce volgari, anzi ci rimproverava dicendo che c'era un altro modo per poter dire quello che noi, gli intercalari che noi utilizzavamo. Questo è il Rosario che io ho avuto come compagno, del quale mi pregio di essere stato amico. E soprattutto, ripeto, forse sono monotono, lo auguro a tutti gli alunni di questo mondo. Rosario con noi, guardate, è stato bravissimo. Il suo modo di essere era quello di avere camicia, cravatta, giacca, e questo lo potete vedere anche in qualche video che viene presentato, che lui è seduto su un ceppo di legno, ed eravamo in campagna da me, e se vedete lì, anche in campagna, per una semplice scampagnata, Rosario aveva la giacca, la camicia e la cravatta. L'unico neo, se vogliamo, era la svolta dei pantaloni, perché non dei jeans, perché non le voleva sporcare. Ecco, questo, diciamo, era Rosario. E quindi questo è il Rosario che io ho conosciuto e che auguro a tutti. Io non so i tempi tecnici che ci sono, potrei continuare ancora, mi fermo, oppure aspettiamo magari le domande dei vostri alunni, oppure continuo, dite un po' voi. Giuseppe, io ti chiederei, ancora, sei stato chiarissimo, ci hai fatto conoscere Rosario, compagno di scuola, io ti chiedo di dirci qualcosa su quello che è anche Rosario, che rinuncia a un certo punto a quello che è il suo desiderio di cristiano, di formarsi una famiglia, per paura di far soffrire, tant'è vero che, magari ce ne parlerà anche dopo Don Giuseppe, siamo riusciti dai suoi scritti a ricostruire quella che è la paura che lui provava, non tanto di morire, ma soprattutto di dare un dolore alle persone che amava, alla famiglia e alla sua famiglia di provenienza, quindi suo padre e sua madre, ma anche alla sua eventuale futura famiglia, suo desiderio innato, come ogni buon cristiano ha in cuore. Sì, esatto, però io non direi che rinuncia. Rosario fa delle scelte, magari saranno dolorose, sicuramente lo sono state, però sceglie. Sceglieva di non fare la ricreazione per aiutarci, e sceglie anche di non sposarsi per non lasciare soli i genitori dei quali era innamorato, ma soprattutto decide di non sposarsi, sceglie di non sposarsi perché non vuole lasciare a causa sua vedove e orfani, e rinuncia anche alla scorta, e la giustifica in due modi: uno, perché non vuole che qualcuno muoia per causa sua, ma l'altro è un fattore economico, cioè del risparmio per l'amministrazione, perché diceva: se io dovessi raggiungere Sciacca o Licata come con la mia macchina, anche se sappiamo che bella macchina aveva, giusto, era una Porsche, era una Ford Fiesta Amaranto targata 174248, non posso dimenticarlo, perché ogni mattina io lo superavo, perché insegnavo a Castro Filippo, quindi lo vedevo sempre, sempre con cravatta e camicia, la giacca messa dietro. Io suonavo, non seguivo, ed era una cosa non esatta, mi vergogno a dirlo, però lo facevo, passavo, lo superavo, suonavo, ci salutavamo, e quindi Rosario andava a raggiungere il luogo del suo lavoro. E Rosario, appunto, sceglie di rinunciare alla scorta, perché avrebbe raggiunto facilmente sia Sciacca che Licata, e quindi avrebbe fatto risparmiare all'amministrazione un bel po' di soldini. Ma ovviamente questo è quello che noi
sappiamo. Rosario, per esempio, nelle sue agendine, sicuramente Don Giuseppe ve ne parlerà, sub tutela Dei, l'acronimo che ha fatto impazzire un po' gli investigatori, sotto lo sguardo, non la tutela o il mando, è lo sguardo di Dio. Rosario veniva, si sentiva guardato, quindi agiva perché c'era qualcuno che lo vedeva e non voleva che quel qualcuno che lo vedeva, cioè il trascendente, restasse male nel modo di operare di Rosario. Quindi Rosario, dicevo, sceglie appunto di rinunciare sia alla scorta che a sposarsi, perché la signora con la quale lui doveva convolare eventualmente a nozze, lavorava ad Agrigento al tribunale, quindi la signora non si sarebbe voluta spostare da Agrigento, ma Rosario sceglie appunto di non sposarsi e quindi resta con i propri genitori. E dicevo, quando lui vince il primo concorso all'ufficio delle entrate, come vice direttore in prova, dopo 6 mesi circa, manda una lettera di dimissione perché contemporaneamente aveva vinto il concorso in magistratura e a Caltanissetta faceva l'uditore. Io, incontratolo, gli dico: Rosario, ma conoscendolo fra l'altro, perché lui aveva come dire, il rispetto per l'uomo, a qualunque categoria appartenesse e a qualsiasi ceto sociale, per lui c'era l'uomo, non c'era il ricco, il povero, l'intelligente o l'ignorante, c'era semplicemente l'uomo, e quindi come tale poi doveva giudicare. Da una mano, giustamente diceva il dirigente scolastico, fede e diritto, cioè la fede che si univa e si coniugava con il diritto. Rosario mi dice: quando qualcuno di noi, ognuno di noi svolge il proprio dovere, non ha nulla da temere. Beh, dovrebbe essere così, per Rosario purtroppo non lo è stato. E nelle agendine troviamo scritto pendenze zero. Quando dall'inquirente passa al giudicante, ancora una volta troviamo la scritta pendenze zero. Ora, se ognuno di noi, e questo lo dico un po' ai ragazzi, svolgesse, non dico al 100%, ma avvicinandosi a un buon 80% del proprio dovere, guardate che noi riusciremo sicuramente a cambiare il mondo, a rivoltarlo come un calzino. Questo è l'augurio che io vi faccio. E ricordiamoci che Rosario ha insegnato tanto, continua a insegnare e continuerà a insegnare. Io spesso cito una frase di Sant'Agostino, che dice: l'insegnante, questo è un po' per tutti, io lo sono stato anche insegnante, cioè l'insegnante insegna con quello che fa, ancora di più con quello che dice, ma soprattutto con quello che è. E Rosario credo che sia stato questo. Tutto è stato. Rosario ha predicato bene, ma ha operato benissimo. E quando noi leggiamo che in punto di morte nessuno verrà a chiederci, quando siamo credenti ma credibili, credo che sia la cosa più bella che Rosario ci abbia potuto lasciare, la credibilità oltre al credere. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie per aver delineato così con colori vivi la figura del Beato Livatino nel suo essere uomo. Una frase che mi hai servito su un piatto d'argento è proprio una frase tratta dal suo Fede Diritto: il peccato è ombra e per giudicare occorre la luce. Nessun uomo però è luce assoluta. Cerchiamo la luce, cerchiamola con tutte le nostre forze, sforziamoci di raggiungere quel 90% a cui tu auspichi che tutti possiamo arrivare. E apprezziamo dunque il tentativo di ricerca di luce dei nostri ragazzi che tra un mix di canzoni, poesie e musica ci danno delle emozioni con questo video. Povera patria, schiacciata dal potere del male, da gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Questo paese, devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Le
Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male. Vedere un uomo ucciso come un animale. Non cambierà, non cambierà. Che possa contemplare il cielo e i fiori. Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente, fa bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posala sul viso di chi non ha pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Prendi la speranza e vivi nella sua luce. Voglio, avrò, se non qui in altro luogo che ancora non so, niente ho perduto, tutto sarò. Scopri l'amore, fallo conoscere al mondo. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto. La primavera intanto tarda ad arrivare. È difficile dopo tanta emozione riprendere la parola, ma non posso far altro che dire grazie a Giulia e alla Giulia Gambino e alla Possessa Locullo che hanno diretto magistralmente la realizzazione di questo video, ma anche a tutti i ragazzi e i colleghi che si sono messi in gioco andando a realizzare un momento toccante ed emozionante. Come e possiamo vedere la parola che torna costantemente in questa mattinata è amore. Amore affidata alle parole di Battiato, di Pessoa, di Gandhi. Amore affidata alla voce degli insegnanti, del dirigente, di Giuseppe Parilla. E adesso amore è ciò che anche verrà affrontato da Don Giuseppe Livatino, perché Don Giuseppe Livatino è il postulatore diocesano della causa di beatificazione del nostro rosario. Della sua grande umanità, della voglia di normalità, dell'impegno a camminare sempre sotto lo sguardo di Dio, ha letto tanto Don Giuseppe, ha sentito testimoni, ha incontrato parenti, ha parlato, ha cercato di scoprire l'uomo, il giudice, il ragazzino, così come spesso è stato chiamato. E spesso e volentieri è ritornata l'immagine di Rosario che ogni mattina entrava nella chiesa di San Giuseppe ad Agrigento a chiedere a Dio di guardarlo dall'alto, di dargli la forza di portare avanti a testa alta e a schiena dritta la sua scelta. Don Giuseppe, a lei la parola. Don Giuseppe. Posso rispondere? Nel senso che posso cominciare perché non sento bene.
C'è qualche problema di connessione? Noi la sentiamo benissimo. Ecco, perfettamente allora. Belle le cose che avete messo insieme oggi. È bello anche lo studio, la ricerca che i ragazzi fanno sulla figura, sulle qualità umane, cristiane e professionali del giovane giudice assassinato a Canicattì, alle porte di Agrigento, era di Canicattì, ma alle porte di Agrigento ben 31 anni fa. Ma pensavo fondamentalmente questo, il preside ha fatto un riferimento poco fa. Pensavo a quanti, immediatamente dopo la sua morte, si sono posti solo una domanda: chi gliel'ha fatto fare? Ed è la stessa impressione amara che ho avuto quando ho partecipato alla beatificazione di un sacerdote, anch'egli martire per mano della mafia, Don Pino Puglisi. E mi sono trovato in un foro italico praticamente invaso da gente. Pensate, 45 vescovi, 750 sacerdoti, migliaia di religiosi, migliaia e migliaia di fedeli. Ma pensavo anche lì. Ma quel 15 settembre 1993, accanto a Don Pino Puglisi, chi c'era? Come il 21 settembre 1990, accanto a Livatino, chi c'era? La società civile? La società civile non c'era. Se vogliamo anche la Chiesa non c'era. La politica non c'era. Quindi vedete, quando noi celebriamo delle figure così importanti, ricordiamo una cosa, che non hanno scelto di morire ammazzati, lasciatemi passare questo termine che è molto crudo, ma credo che renda l'idea anche del concetto che voglio esprimere. Si sono solo battuti fino all'ultimo momento della loro vita per una società migliore per tutti quanti. Per tutti quanti, stranamente a partire dagli altri, perché loro di fatto hanno già sacrificato la loro vita con il loro impegno, con la loro coerenza, con la loro dedizione totale. Pensate, due figure straordinarie, Rosario Livatino, Pino Puglisi, no? Ma il problema è: ma la gente dov'è? Noi dove siamo? A 31 anni posso chiedermi e posso chiedervi che tipo di cammino abbiamo fatto? Non tanto e non solo sulla via della legalità, perché parliamo sempre di legalità, no? Quanto sulla via della giustizia. Quando impareremo che un'azione sbagliata si deve evitare, non perché c'è una legge che ti impone di non farlo, altrimenti ti sanziona, ma perché non è giusto farlo e basta. Livatino, quando era a scuola, praticamente aveva un 10 in matematica, questo lo sappiamo tutti, era bravissimo. Tuttavia, una mattina va a scuola, deve fare il compito di matematica, non riesce a farlo perché lo assale una febbre veramente altissima e non è in condizione di farlo. Il compagno di banco lo vede in difficoltà, gli dice subito: Saro, copia da me, non prenderai 10, ma come dicono in Alta Brianza, abbonè. È lui che subito risponde: grazie. Ma non sarebbe giusto, non sarebbe il mio compito. Non c'era nessuna legge alla fine che vietava a Rosario di poter copiare almeno quel giorno un compito perché non era in condizione di affrontare l'esame. Non so se sono chiaro in tutto questo. Dobbiamo smetterla di pensare come è avvenuto lo scorso anno. Vi ricordate? Perché noi siamo di memoria corta, purtroppo. Lo scorso anno, in tempi di lockdown, furono dati i primi bonus, vi ricordate, di 600 euro, credo più o meno, no? A chi aveva comunque subito dei danni da questa chiusura purtroppo forzata a causa della pandemia. Vi ricordate che cosa è successo? Vi ricordate che ben sei parlamentari, cioè sto parlando di parlamentari, non di, che so, di venditori ambulanti, no? Gente che ha uno stipendio già altissimo, sei parlamentari hanno presentato la richiesta per il bonus. Ma la cosa che mi ha lasciato veramente più amareggiato è leggere i commenti sui social network. E la colpa è della legge perché è sbagliata, perché dà adito a... No, la colpa non è della legge che è sbagliata. Non è che perché è una legge che è sbagliata io non riesco a capire che sto commettendo un'azione infame. Giusto?
Ecco, allora vi dico questo, quando noi impareremo finalmente ad agire da buoni cittadini, magari perché siamo anche buoni cristiani, questa società finalmente comincerà a cambiare e probabilmente, guardate, il sacrificio di Livatino, di Puglisi, di Falcone, di Borsellino e tanti altri saranno finalmente sacrifici che lasceranno vedere sul serio un'alba di speranza. Perché altrimenti, se continuiamo in questo modo, se continuiamo a dirci l'un l'altro quello che, meglio, l'uno dice all'altro quello che non deve fare, però noi continuiamo tranquillamente a fare quello che facciamo, e guardate che cosa succede in questi giorni, non solo nel campo della politica, ma purtroppo anche nel campo della magistratura, capite? Vedete, tanti segnali brutti che arrivano, tanti segnali contraddittori. E allora Livatino e altri cosa insegnano? Il presidente Saetta che cosa ci ha insegnato? Io vi dico solo questo, Livatino ha cominciato la sua attività professionale da magistrato nel 1979 come uditore. Solo 3 anni dopo, nei cassetti della procura, trovò praticamente delle intercettazioni telefoniche carpite a Montreal in Canada, molto, molto bollenti potremmo dire, perché chiaramente si parlava di un intreccio internazionale tra le varie cosche mafiose. Quei fascicoli erano stati abbandonati per un bel po' di tempo nei cassetti. Se Rosario avesse fatto come gli altri, quei fascicoli non sarebbero mai arrivati nelle mani di Falcone e di Borsellino. Non si sarebbero mai avviate quelle indagini da parte di Falcone e Borsellino, ma Livatino li ha aiutati tantissimo, quelle indagini che poi hanno portato alla scoperta e anche ad una capacità dello Stato di fronteggiare in qualche modo questa malavita organizzata, Cosa Nostra, chiamiamola mafia, e poi tutte le varie mafie internazionali collegate tra di loro. Cosa voglio dire? Vero, all'inizio avete detto una cosa bellissima, la vita è fatta di scelte, però non possiamo sempre dire, quando vediamo qualcuno che si comporta secondo la propria coscienza, ma chi gliel'ha fatto fare? Perché se continuiamo a dire chi gliel'ha fatto fare, se continuiamo a pensare che noi faremmo tranquillamente al suo posto ben altro, ma allora voglio dire, che viviamo a fare? Che ci stiamo a fare? Pensate ad una figura grande, straordinaria, di cui si è parlato molto poco. Piero Ivano Nava è l'altra vittima di quella mattina del 21 settembre sulla 640. Piero Ivano Nava è colui che ha visto tutto, ha visto la scena, perché aveva una panna alla gomma, quindi doveva camminare in maniera molto, molto rallentata, ha visto tutto quanto. La prima cosa che ha pensato, essendo stato educato in questo modo, non era del sud, diciamolo, era del nord, era un rappresentante di commercio, però la prima cosa che ha pensato, io devo collaborare, devo dare il mio contributo, ho visto, è giusto che riferisca. Bene, sapete quello che è successo a quest'uomo? Lui ha perduto la sua famiglia, ha perduto la sua identità, ha perduto la sua serenità, ha perduto il suo lavoro, di fatto ha perduto tutto. Ma ha pensato ad una cosa strana. La mattina del 21 settembre 2017 io ero nella sala Clementina del Vaticano e mi sono trovato, c'era un'udienza del Santo Padre, concessa al Santo Padre ai membri della Commissione parlamentare antimafia, mi sono trovato a fianco una persona. È venuta una dirigente della Commissione parlamentare antimafia e mi ha detto: sai chi è questa persona che è a fianco? E da me ho detto: no, non ho mai vista, non so chi sia. Questo è Piero Ivano Nava. Purtroppo la connessione... Don Giuseppe ha qualche problema con la connessione. Ecco, come stava dicendo Don Giuseppe, tante cose sono cambiate negli ultimi 30 anni, ma purtroppo ancora tanto c'è da fare. Non possiamo mai girare da questa parte, è questione di scelte. Possiamo decidere se essere dei bravi cittadini, delle persone oneste, se essere quello che diciamo di voler essere. E non soltanto di seguire dei messaggi, delle apparenze che invece ci traviano. Ecco, il ritornato Don Giuseppe.
Sono resuscitato, purtroppo stamattina la linea non va per niente, eccomi qua. No, concludo subito perché do spazio così anche a Davide e agli altri poi che vorranno fare delle domande. Quest'uomo, a tanti anni di distanza da quella mattina del 21 settembre, dopo che è stato letteralmente rovinato, da un punto di vista umano, dal punto di vista sociale, da quella scelta che ha fatto, mi ha detto solo una cosa. Mi ha detto Don Giuseppe, se potessi lo rifarei anche ogni mattina, rifarei esattamente quello che ho fatto la mattina del 21 settembre 1990. Secondo la nostra mentalità, quella più ricorrente, quella più diffusa, quest'uomo sarebbe uno sciocco, è uno che non ha capito di aver perduto tantissimo nella sua vita. Secondo la cultura della giustizia, quest'uomo ha semplicemente fatto il suo dovere, è orgoglioso di aver fatto il suo dovere, è orgoglioso di poter camminare a testa alta, anche se ormai nessuno più lo conosce perché ha cambiato letteralmente tutto, cambia residenza ogni 6 mesi. Quindi per quell'uomo può dire io non ho tradito me stesso. Sono stato coerente agli insegnamenti che ho ricevuto e coerente con la mia coscienza. Seguire le tendenze e fare. Seguire le tendenze e fare quello che fanno gli altri, cioè mettere la testa sotto la sabbia, cercare le raccomandazioni, cercare a tutti i costi di ottenere anche quello che non c'è permesso ottenere perché non è lecito ottenere, oppure finalmente rialzando la testa, far rialzare la testa a tutta quanta la società civile in cui ci troviamo a vivere. Ecco le domande, ma qui dovremmo dare le risposte. Le risposte però guardate che non le dà solo chi ha un incarico, tra virgolette, importante, solo chi è amministratore della cosa pubblica, solo chi è insegnante, solo chi dirige una scuola, solo chi ha questi grandi. No, la risposta quotidiana la diamo tutti ed è dalle risposte di ciascuno che potremmo costruire una società fatta veramente di uomini e donne liberi che possono camminare a testa alta. E possono vivere nel bene comune e usufruire del bene comune, oppure purtroppo una massa indistinta di sudditi che non fanno altro che stare praticamente agli ordini di chi ha degli interessi di ordine politico, di chi ha degli interessi di ordine economico, eccetera. Qui la scelta, ma queste scelte si fanno oggi, si fanno per voi oggi a scuola, sui banchi. Non si fanno domani quando avrete poi una laurea, quando dovrete cercare un posto di lavoro e sarà molto molto più difficile poter dire di no alle lusinghe di questa, potremmo dire, di questo malcostume che ci ha in qualche modo connotato in tutti questi anni. Sarà molto più difficile. Se quel no però arriva fin da adesso e cominciamo un po' tutti a formarci da questo punto di vista ad una ricerca della libertà e della verità nella giustizia, allora tutto potrà essere possibile. Grazie. Grazie a lei, Don Giuseppe, per l'augurio che ci consegna. Tutto è possibile se lo vogliamo. Dicevo che è proprio di questi giorni l'articolo su Vatican News in cui i vescovi hanno riflettuto un po' su quella che è la società laica e clericale che stiamo vivendo e che stiamo conoscendo in questi giorni. Negli ultimi 30 anni molto è cambiato, ma ancora tanto c'è da fare. E allora cerchiamo di seminare, di gettare i semi su un terreno da coltivare, su un terreno fertile. Penso che uno dei primissimi gesti d'amore che possiamo oggi conoscere e che con orgoglio diciamo, conosciamo e apprezziamo è la presenza anche qui di Davide Lorenzano, giovane canicattinese, giornalista, regista, che adesso ci racconterà come ha scelto, visto che parliamo Buongiorno. di amore, di scelte, di decisioni, come ha scelto, essendo lui nato nel dicembre del 1990, quindi dopo
l'uccisione, la barbara uccisione del giudice Livatino, come ha deciso e come ha fortemente voluto di dedicare e di scegliere di raccontare ciò che è accaduto al giudice Livatino prima in un documentario che è in onda su Rai Storia, ma l'anno scorso un altro documentario che tra l'altro ha partecipato e ha vinto al Giffoni Film Festival, la storia del giudice Saetta e del figlio Stefano. Ecco, Davide Lorenzano, giornalista e regista, che ha collaborato anche con testate importanti come il Corriere della Sera, ha deciso e ha scelto volontariamente di percorrere una strada. Forse Davide fa parte di quella parte di società che ha deciso di stare dalla parte anche di Nava, di quella società che ha voluto dare voce a coloro che hanno visto, vivono e vedranno nel giudice Livatino e nel giudice Saetta e figlio Stefano degli esempi a cui continuare a dare voce per continuare a farli vivere. Davide, a te la parola. Grazie professoressa Iannicelli, ringrazio anche gli altri docenti, il dirigente, gli altri ospiti che sono intervenuti, vi saluto tutti. Perché questa iniziativa? Perché, come ha detto anche Don Giuseppe Livatino poco fa, perché la memoria è corta e perché la storia si ripete. Allora, quando si nasce in una comunità che purtroppo per pochissimo manca l'opportunità, la fortuna, il privilegio di conoscere personalità uniche come Livatino, o meglio non uniche, perché io sono sicuro che nel mondo esistano tantissimi Rosario Livatino di cui però non si ha assolutamente notizia, come d'altronde non si aveva notizie neppure di lui durante la sua vita terrena. E allora io mi sono sempre domandato chi fosse quest'uomo da questo sguardo serafico di cui la città era richiamava in tante forme, in tante misure. Ricordo anche con piacere i vari convegni tenuti dalle associazioni, che da studente, un po' come sono gli studenti adesso che stanno visualizzando questa diretta, e ricordo come appunto mi spinsero a in qualche modo dare un contributo, seppure io personalmente non potessi raccontare nulla di esperienze legate a questa personalità. E allora da lì iniziò un percorso, devo 1990, dire, Sicilia, non strada statale 604, un magistrato senza scorta che ferma e tende che negli anni mi ha portato ad accumulare, a documentarmi, a informarmi tantissimo sulla storia di Rosario Livatino, finché un giorno io ricordo proponevo alle redazioni questa storia e le redazioni mi rispondevano dicendo che non era molto interessante, ma in realtà non conoscevano Livatino. Alcuni addirittura, rispondendomi alle varie email, menzionavano Livatino con la R di Roma, cioè Rivatino. Mi ricordo molto bene questa cosa. Per cui da canicattinese prima e da giornalista dopo, capite bene che questo poteva essere motore di un'indignazione che in qualche modo mi ha portato a prendere un'iniziativa da semplice, voglio dire, operatore della comunicazione, dell'informazione. Quello che ho fatto non è stato qualcosa di grande. Io ho semplicemente fatto quello che mi stavo affacciando a fare, acquisendo strumenti formativi e professionali nel mondo del giornalismo. Non ci è voluto molto, ricorderanno anche gli stessi Don Giuseppe e il professore Palilla quando ci incontrammo per registrare le loro interviste. Volere è potere. Poi ricordiamoci che noi giovani viviamo in un'epoca che
molto controversa, molto difficile, anche più insidiosa, se si può dire, rispetto a quello che è stato il mondo di Livatino, di Falcone, di Borsellino, perché purtroppo oggi non esistono più manifestazioni eclatanti, chiare, della loro presenza, ma purtroppo continuano a fare molti danni come prima, forse se non maggiori. Dobbiamo essere artefici del nostro tempo e lo dobbiamo essere tenendo accesa la memoria di questi protagonisti che hanno semplicemente fatto il loro lavoro e come oggi siamo davanti, tra l'altro anche oggi, io spesso ricordo la relazione, il ruolo del giudice nella società che cambia, che è un testo che possono studiare tutti, non c'è bisogno di averlo conosciuto, ecco, no? Quando si può leggere un testo, un'opera, in questo caso letteraria, che ci arriva da un soggetto, beh, lì siamo tutti, come dire, in una situazione di pareggio per la comprensione. E lì io ricordo molto bene che lui citasse una riforma necessaria della giustizia e poi concludeva citando questo disegno, insomma questo progetto che lui invitava a fare alle istituzioni, dicendo che era non un'opera di pochi ma di tanti, nel senso che lui non voleva riferirsi soltanto al legislatore ma anche alla società civile. E allora quando noi riceviamo, quando siamo destinatari di questi messaggi, ognuno per il proprio ruolo deve capire che cosa esattamente poter fare. Io ho semplicemente fatto questo e ho cercato di rinverdire una storia, anzi di presentarla, di farla conoscere a tanti che purtroppo nel nord Italia mi dicevano non so chi sia. Quando citavo Saetta, benché meno sapevano chi fosse Saetta. Ancora adesso, devo dire, fa piacere che sia adesso inflazionato questo argomento, no? Intendo la vicenda di Livatino, però ancora adesso, se pensate che moltissimi continuano a dire che sub tutela Dei significhi sotto la tutela di Dio, questo dà delle conferme su quanti si siano sintonizzati su questo argomento solo da pochissimo, perché chi ha già potuto conoscere questa vicenda da tempo sa che, come lo ha spiegato anche nel documentario Don Giuseppe e la professoressa Abate nei suoi libri, mi piace sempre ricordarla, la professoressa Abate, e devo dire che sa benissimo che in realtà Livatino con quella sigla soleva porsi sotto lo sguardo di Dio, un po' come quindi da monito, per cercare di capire dove potesse in qualche modo operare bene. E ecco, io penso semplicemente questo: se ognuno di noi si pesse sotto lo sguardo di Dio in ogni azione che compie quotidianamente, sicuramente apporterebbe un grande miglioramento a questa società. E poi io ci tengo sempre a dire, come in tutte le vicende, anche in quella Saetta, esiste in tutte le notizie, nel mondo dell'informazione, che oggi purtroppo è un mare magnum che fa sì che tantissime storie, vicende purtroppo vengano dimenticate l'indomani, nonostante la mole di contenuti che possono essere, che sono disponibili, c'è un ciclo vitale della notizia. E purtroppo oggigiorno lo percepiamo, lo si studia, è altamente basso, cioè è veramente risicato. Abbiamo già dimenticato delle vicende che sono drammatiche, ma accadute poco tempo fa. Io mi ricordo perfettamente quando l'anno scorso, il 21 settembre, stavamo celebrando il 30° anniversario di Livatino, lo stesso giorno leggevo la notizia di questo ragazzo che uccideva in casa i suoi conviventi, una coppia felice, cioè ha ucciso dei giovani amanti perché felici. Queste sono delle vicende che sono veramente drammatiche e purtroppo in questa società è importantissimo, è fondamentale che si tenga viva la memoria delle vicende. Poi ognuno lo può fare chiaramente
per quello che può competergli, magari ognuno per la propria appartenenza. Se ogni giornalista prendesse a cuore una qualche vicenda del proprio territorio, probabilmente oggi riusciremmo a non dimenticare più delle persone che sono morte, eliminate fisicamente prima, ma purtroppo eliminate intellettualmente anche dopo. Io non so appunto il tempo a disposizione. Io potrei continuare. Mi piacerebbe anche dire un'altra cosa rispetto alla storia che si ripete, alla memoria corta. Si citava poco fa, per esempio, l'azione di contrasto che Livatino fece nei confronti delle famiglie degli Stati Uniti, in questo caso del Canada. Io ricordo appunto le inchieste contro le famiglie Contrera, Caruana, e ricordo, tra l'altro, è una storia che si ripete assolutamente, l'abbiamo visto con l'operazione Exidy, i contatti con la mafia statunitense, Gambino di New York. Quello che mi piace solo ricordare è un aneddoto, un particolare di quel periodo di inchieste, di indagini che Livatino faceva contro le famiglie Contrera a Caruana. È accaduto a un certo punto che si dovessero verificare delle informazioni anagrafiche degli indagati, e ricordo in senso dalla pubblicistica letta nel tempo che nel momento in cui gli inquirenti arrivarono negli uffici, nei locali del comune di Siculiana, perché qualcuno mettesse un timbro, una firma su appunto alcuni documenti riportanti dei dati anagrafici degli indagati, i dipendenti sparirono tutti. Non si trovò più nessuno che appunto aiutasse gli inquirenti a proseguire, quindi verificare alcune informazioni. Ricordo appunto che questi dovettero poi alla fine andare a casa del vice sindaco di Siculiana, quasi obbligandolo ad apporre quella firma, perché appunto non si trovava qualcuno che molto normalmente, come poi si dovrebbe normalmente fare nella pubblica amministrazione, semplicemente apporre questa firma o questo timbro appunto e concludere il proprio lavoro. Ebbene, questo piccolo compito che ognuno di noi ha giornalmente con il proprio lavoro, che sembrerebbe molto semplice, non sempre viene eseguito e non sempre viene condotto a termine, così come per esempio Livatino ha fatto ogni giorno per tutta la sua vita. Quindi ecco, io penso che sia fondamentale tornare a parlare di questi temi quando si sente di un'operazione, per esempio l'operazione Exidy, e si sa che purtroppo ancora oggi Canicattì è sede di incontri, di summit molto importanti, non solo per il nostro territorio, ma anche per tutta la comunità internazionale. Grazie, Davide. Lo vediamo questo trailer sul Livatino. Vorrei proprio la nostra a condividere il trailer. Prego. Settembre 1990, Sicilia, strada statale 640. Un magistrato senza scorta che ferma l'auto e tenta una via di fuga sulla scarpata, oltre il guardrail. Sono gli ultimi e frenetici passi prima che due colpi di pistola uccidano Rosario Livatino. È stato il primo che mi ha ricevuto ad Agrigento. Rosario condusse delle indagini che poi si rilevarono decisive. Ma chi era Rosario Livatino? Si era nascosto dietro una colonna per non farsi fotografare. Così. E lui era molto piccolino, aveva un viso molto bello, molto nitido, quasi impossibile capire quello che veramente aveva in testa. Colleghi e non hanno raccontato la sua vita, ricostruendone la sua personalità. Quando moriremo, non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili.
complimenti a Davide per questo lavoro, ma i complimenti vanno raddoppiati anche per il lavoro al quale daremo spazio nel prossimo anno scolastico, così come abbiamo sempre fatto per far conoscere la figura anche del giudice Saetta e del figlio Stefano. Pia, vogliamo inviare pure il condividere il trailer, perché è giusto che tutti noi sappiamo e siamo fieri anche del fatto che Davide ha realizzato questo docufilm dal titolo L'abbraccio, che peraltro ha avuto... Era la mattina del 26 settembre del 1988 e puntuale ogni mattina arrivava la telefonata del mio capo redattore da Palermo. Dice, ma come, hanno ucciso il giudice Saetta? Dico, ma Saetta chi? Questo tratto di guardrail finisce la sua corsa alla lancia prisma del giudice Antonino Saetta. Si sono ritrovati papà riverso su Stefano. Mio padre era un magistrato che applicava la legge da giudicante, da soggetto terzo. Intorno a queste figure assassinate dalla mafia in Sicilia, noi stiamo riscrivendo la storia unita del nostro paese. La vicenda Saetta è una vicenda dimenticata, incredibilmente dimenticata. Grazie e complimenti ancora a Davide per il lavoro svolto, per il coraggio, la tenacia, la passione, la caparbietà e per l'avere scelto di darci tutto questo. Certamente posso dire che il giudice Saetta e Livatino farà di tutto per conoscere, per far conoscere queste due figure, perché per noi, oltre all'onore di una denominazione, sono un faro verso cui tendere e a cui aspirare. Certamente la visione del mondo che viene fuori oggi dalla figura del giudice Livatino è quella di fondare una vita sui valori, di valori concreti, e l'uomo ha bisogno di valori. Speriamo di poter continuare su questa via e per le conclusioni do la parola al nostro dirigente scolastico, professor Michele Di Pasquali. Preside il microfono. Adesso mi sentite? Sì, perdonatemi, avevo il microfono spento. Dicevo, prima di ringraziare i nostri graditi ospiti, volevo concludere questa sessione di interventi ricordando le parole di Rosario, quelle che lui pronunciò a Canicattì il 7 aprile del 1984, quando si cimentò a sviluppare la tematica del ruolo del magistrato nella società moderna. E riferendosi a questo ruolo, a questa missione, Rosario disse a chiare lettere: l'indipendenza del giudice non è solo nella propria coscienza, nella libertà morale, nella fedeltà ai principi, ma anche nella trasparenza della sua condotta, anche fuori del suo ufficio. Sono parole pesanti che ci inchiodano ai nostri impegni, ai nostri adempimenti. Se noi siamo, lo siamo in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, anche fuori dal nostro ufficio. Ragazzi, io sarei credibile se a scuola predicassi determinati valori, valori sui quali si fonda anche l'istruzione e l'educazione, e poi nel pomeriggio, spogliandomi dei miei panni, del mio ufficio, mi dessi all'illegalità, all'immoralità, non sarei credibile. Questo è il grande messaggio, quello straordinario che Rosario ci lascia: la credibilità. Essere veri, essere credibili in ogni situazione, in ogni istante, al di fuori del proprio ufficio. Questo è il messaggio educativo che vogliamo lasciarvi e che voglio lasciarvi insieme ai nostri graditi ospiti. Grazie, grazie di cuore a Don Giuseppe Livatino,
postulatore della causa di beatificazione. Grazie di cuore a questo giovane che, pur non avendo avuto la fortuna, l'occasione di poter conoscere Rosario Livatino, si è interessato di lui e ha spiegato i motivi del suo interesse. Grazie al professor Giuseppe Palilla, che nel suo ruolo di presidente dell'associazione Amici del Giudice Livatino ci ha spiegato perché lui è stato compagno e amico di Rosario Livatino. E grazie anche alla tecnologia, ai docenti che hanno collaborato nell'organizzazione di questo evento, e grazie alla tecnologia, perché oggi è vero che non abbiamo avuto l'occasione di stare insieme in presenza, però la tecnologia oggi ci permette di registrare le parole di Don Giuseppe, del professore Palilla, le parole di Davide, quindi che restino anche le loro testimonianze a futura memoria. Quindi nulla di oggi sicuramente è stato vano. Grazie, grazie di cuore, vi ringrazio. Grazie a voi. Prego, grazie. Grazie a tutti. Grazie Preside, grazie ai nostri relatori, grazie a quanti ci hanno seguito. Appuntamento al prossimo incontro e grazie a tutti. Una buona giornata. Grazie altrettanto a voi. Buona giornata, grazie. Buona giornata. Buona giornata. È nato nella terra dei vespi e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce ma non dove si muore, e non sia un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Nella terra dei vespi e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce ma non dove si muore, e non sia un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 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 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.